Il mio campo, fotografie insolite in bianco e nero, è la mostra allestita da Fiona Buttigieg alla Gran Guardia fino al 26 settembre. Dopodiché si sposta all'Enoteca della Fortezza fino alla fine del mese. Questo lavoro è stato ispirato fondamentalmente dalla semplicità e la natura dell'Isola d'Elba. La tecnica che ho scelto di usare, per me la tecnica è fondamentale nel lavoro, alquanto il lavoro stesso. Quindi ero nel mio giardino quando abitavo Val di Piano all'epoca, circondata con l'erba alta che mi lasciavano le ombre sul mio corpo stesso. E mi piaceva le ombre e cercavo nella mia mente di come posso catturare le ombre. È molto semplice, si prende un oggetto, qualsiasi oggetto, in questo caso ho scelto una pianta, un fiore, dei fogli, delle varie cose che trovavo in giro per le mie passeggiate all'Isola d'Elba. E poi la sera li portavo nella camera oscura e li mettevo sopra la carta fotografica direttamente e poi li illuminavo da sopra. E questo creava subito l'ombra del fiore o delle foglie direttamente sulla carta. Poi sviluppando quella carta come se fosse una fotografia normale, l'immagine veniva fissata per sempre. La cosa curiosa di questa tecnica è che ogni immagine è unica. Allora, questo era un processo artistico molto immediato. Quindi raccoglievo le piante di giorno, poi la sera andavo in una specie di trance e creavo queste immagini. Quindi le emozioni del giorno, il mio umore, le mie paure, i sogni, tutto quello che sentivo in qualche modo venivano trasmessi in queste immagini. Io penso che uno guardando le immagini può anche sentire e vedere queste cose, queste emozioni anche loro.